ci sono oggetti tecnologici che diventano delle vere e proprie icone. Questo è il caso del piccolo e indistruttibile Nokia 3310. Vi parlo del suo lifting tra poco qui su Tech Princess. Nokia 3310 esordì sul mercato italiano nell'ottobre del 2000 e diventò ben presto uno dei telefoni cellulari più famosi di sempre. Pensate che Nokia riuscì a vendere ben 126 milioni di unità nel giro di 5 anni. Proprio per cavalcare questo straordinario successo e l'immancabile effetto nostalgia, la società finlandese HMD Global ha deciso di rilanciare sul mercato Nokia 3310. La versione 2017 non è ovviamente identica a quella del 2000. Il design è stato leggermente rivisto. Ora infatti abbiamo un display da 2,4 pollici e 4 colori tra cui scegliere: rosso, giallo lucido, blu e grigio opaco. Non mancano nemmeno l'ingresso per le cuffie e una fotocamera da 2 megapixel con flash LED. Niente di sorprendente se paragonata a quella dei nostri abituali smartphone, ma l'originalità è assolutamente garantita. Attenzione però, le foto che potete memorizzare all'interno del telefono sono limitate. Nokia 3310 ha infatti una memoria interna di soli 16 MB, fortunatamente espandibile tramite una scheda di memoria microSD. Nokia 3310 è un feature phone, ossia un telefono cellulare classico, orfano di tutte quelle funzioni a cui ci hanno abituato iPhone e compagni. Questo significa che non avrete le email, i social network, le applicazioni e l'immancabile connessione Wi-Fi. Però un paio di cose le fa molto bene. Telefona addirittura con due SIM diverse, manda SMS e MMS, sapete cosa sono, vero? E infine non si scarica praticamente mai. L'interfaccia del rinnovato Nokia 3310 è pulita e facilissima da usare, proprio come quella della sua versione originale. Le opzioni di personalizzazione non sono moltissime, questo significa che può essere usato proprio da tutti, nonni compresi. Vi starete però sicuramente chiedendo: e Snake? Tranquilli, il gioco per telefono più famoso della storia è ancora tra noi. Il serpente però si è rifatto un po' il look e probabilmente non piacerà proprio a tutti. Diciamo che se avete voglia di disintossicarvi dal mondo digitale, questo telefono fa il caso vostro, oppure perché no, potete tenerlo come telefono di riserva nel caso in cui succedano delle disgrazie al vostro smartphone. Potrebbe anche essere, come dicevamo prima, un'ottima soluzione anche per le persone anziane. Direi che anche per oggi è tutto, io vado a sfidare i miei amici a Snake. Voi intanto ricordate di seguirci anche sul nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!